L'acqua era limpida e trasparente e un pesce nuotava nella corrente. Era un pesce allegro e bellino e fu visto da un bambino. Il bambino si fermò, si tolse le scarpe e subito entrò. Non si acque tanto quel giocare che il giorno dopo volle tornare. Ma quando fu sulla riva, si fermò perché non capiva. L'acqua che ieri era pulita, oggi a toccarla, sporcava le dita. Il fiume era diventato nero. Ma cosa sarà successo? Dobbiamo andare a su. Seguitemi. In questo fiume è troppo oscuro. Il pesce suo amico, che stava un po' male, fece uno sforzo per poter parlare e disse al bambino che un po' più lontano una strega aveva alzato le lingue nere, selva fumosa di grandi cimieri. Il fumo cadeva nell'acqua e per terra, così la natura non era più bella. Bimbo disse: mi metto in cammino, voglio cercare i colori qui vicino. Ma il pesce aggiunse: brr, attento a Nerina, brr, è lei la causa di questa rovina, brr. Abita dentro a una ciminiera e a chi non vuole che l'acqua sia nera, brr, manda subito un incantamento che dopo lo trasforma in un momento. Venite, venite con me a tirare la strega nera, su. Il pesce sussurrò: vengo con te, ti voglio aiutare, perché una prova dovrai superare. E così andarono, e durante il cammino il bimbo aveva in tasca il pesciolino. Giunti che furono alla ciminiera, la strega era lì che li aspettava, tutta nera. La strega disse: volete la cassetta dove ho nascosto i colori in gran fretta? Si trova nel fiume nero inquinato che scorre dove prima c'era il prato. Il bimbo vide il fiume nero nero e gli venne proprio un gran pensiero. Come poter vedere la cassetta se si doveva fare in fretta? Il pesce allora disse: piano piano, entra nel fiume, ti darò una mano. E svelto saltò nell'acqua il pesciolino sotto gli occhi stupiti del bambino. Forza, venite con me e riusciamo a recuperare il colore. Venite con me. Ma quando il pesce, la coda aveva agitata, era il segno che l'aveva trovata. Il bimbo allora si avvicinò, mise le mani dentro e l'afferrò. Poi corse spesso con la cassetta in mano per fuggire dalla strega lontano, lontano. Ma sulla strada incontrò Nerina, tutta infuriata per quella rapina. E nel tapperuglio il coperchio saltò e Nerina d'incanto si colorò. Comparve la strega fra mille colori e d'improvviso uscirono fuori. Tornarono i rossi, i gialli, i turchini, riempiendo le strade, i prati e i giardini. Ma adesso, miei cari bambini, i colori tornano nella cassetta. Yeah!